Ciao a tutte e a tutti, sono tornata con un nuovo video e in una nuova location. Chi mi segue da un po' nota che non sono né a Lisbona né a Genova, potrei essere ovunque, non è semplicemente non è il solito sfondo che avete visto. Mi trovo in terra veneta, mi trovo a Padova. Del tutto inaspettato, non sono qui né perché ho trovato lavoro né perché ho finito dottorato. Infatti, nonostante fosse il mio obiettivo, purtroppo non sono riuscita a consegnare la tesi quando mi ero preposta di farlo. E visto che avevo una collaborazione che ballava e poi è arrivata la pandemia, ho deciso di venirci ora a Padova e quindi sono qui. Tra l'altro, se volete sapere come fare 8 traslochi in 5 anni senza diventare pazzi, fatemelo sapere perché posso attrezzarmi per fare anche un video al riguardo. Sono molto poliedrica, come sapete, quindi se volete il prossimo video può anche parlare di consigli sui traslochi, ormai sono veramente tanto sul pezzo. E niente, quindi mi trovo qui. E avevo tanto bisogno di tornare in Italia perché questi anni all'estero sono stati molto belli, ma anche molto duri, e con l'ultima botta della pandemia, ho un po' riconsiderato i miei obiettivi, le mie priorità, e almeno fino alla fine dell'anno, ho deciso che sarei stata in Italia. Mi sono presa un lungo periodo di ferie che, dall'inizio del dottorato, vi dirò in realtà dall'inizio dell'università, non ho mai avuto occasione di prendermi e sono molto contenta, mi sento realmente rigenerata e pronta a ricominciare a lavorare con un'energia nuova, forse, anche se realmente continuo ad averne le palle piene del mio dottorato e non vedo comunque l'ora di finirlo. La tesi in realtà è scritta, manca molto poco. Non sono riuscita a consegnarla, purtroppo, o per fortuna in realtà, non per colpa mia, ma per colpa del fatto che, come vi ho già spiegato in altri video, lavoro con persone con cui non sempre è molto bello lavorare, non solo da un punto di vista umano, ma molto spesso anche dal punto di vista organizzativo. Nel caso specifico mi è successa una cosa molto strana e molto brutta, ovvero chiedevo dei dati miei, di roba mia, da circa gennaio, febbraio, marzo, non lo so, tanti mesi. E tali dati continuavano a non essermi mandati, misure che non avevo preso io in laboratorio perché noi in Portogallo siamo stati in lockdown duro, tipo come è stato in Italia nel 2020, noi l'abbiamo fatto a inizio 2021 e quindi per via delle restrizioni e dei turni in laboratorio tali misurazioni non mi hanno consentito a me di prenderle personalmente, le ha fatto qualcun altro al posto mio e quindi solo la responsabilità di analizzare i dati ricadeva su di me. Il grosso problema qual è stato? Che non si, fino alla fine non si capiva se alla fine il professore volesse che io inserissi questi dati in tesi, perché io davo per scontato di sì, poi in una riunione forse era uscito che visto che non avessi preso io i dati, allora non li dovessi mettere in tesi, ma se non li mettevo in tesi, quella parte non aveva senso scriverla, ma io l'avevo già scritta e mi irritava parecchio doverla cancellare perché forse tutti quanti sappiamo quanto sia duro scrivere capitoli di tesi e doverli ripensare e cancellare. Fa veramente ribollire il sangue e girarlo al contrario. Per cui, insomma, questa situazione disastrosa è quasi come se me l'avesse fatto apposta e ho il dubbio che forse l'abbia proprio fatto apposta per farmi un torto, anche se non capisco tanto bene perché, ma appunto vi dicevo che ho avuto dei grossi problemi anche a livello umano con i miei capi e i miei colleghi. Questi dati alla fine mi sono stati consegnati una roba tipo 2 o 3 giorni dopo che sono arrivata in Italia. Ovviamente tutti erano informati da mesi, tipo da fine aprile, di quando sarebbe stato il mio volo per l'Italia e io quasi ogni settimana ricordavo al mio capo che quel giorno lì avrei preso un volo per l'Italia e avrei avuto piacere di consegnare la mia tesi prima di tornare in Italia.
E ovviamente sono stata ignorata, ovviamente mi è stato impedito di consegnare la tesi quando volevo, e ovviamente però non ho rinunciato alle vacanze e al mio periodo proprio di stacco perché non ce l'avrei proprio fatta mentalmente, psicologicamente. E niente. Fondamentalmente la settimana in cui avrei traslocato nuovamente per l'Italia, ho deciso che sarei partita per Padova e quindi ho messo di nuovo in moto la collaborazione molto last minute. Infatti mi ha creato qualche problema il fatto che io abbia rimesso tutto in moto all'ultimo momento, ma alla fine ce l'ho fatta, anche grazie al fatto che il professore di Padova è un po' più sul pezzo rispetto ai professori in Portogallo, mi sembra un po' più così proattivo, più rapido, più insomma un po' più attento anche alle mie esigenze. Ecco, non voglio parlare troppo presto perché non si sa mai, però diciamo che qua in Italia mi sono sentita più a casa anche dal punto di vista dell'accoglienza in università. Nelle questioni organizzative anche, o comunque mi sono resa conto che anche qua ci sono le burocrazie lunghe, ma nel mio paese sono più disposta ad accettarli questi problemi. Non lo so, questa è un'altra questione che forse merita un video a sé, così come anche i ritardi nella tesi forse meritano un video a sé, però mi faceva piacere fare un cappello introduttivo. In ogni caso, questo video, non so ancora come lo intitolerò, ce la posso fare, al momento in cui lo sto girando. Anche questo ho deciso di girarlo un po' last minute, perché mi sono resa conto che, vabbè, prima di tutto io continuo a ricevere i vostri messaggi su Instagram. E vi ringrazio, continuate a scrivermi, io vi rispondo. Ultimamente ho messo delle restrizioni riguardo a chi mi può scrivere su Instagram e a chi mi può commentare le cose perché stavo ricevendo un po' di spam. Quindi, eventualmente, se non riuscite a raggiungermi con Instagram, da qualche parte trovate tipo la mia mail, mi trovate su LinkedIn, non lo so, modi per raggiungermi anche commentando i video ce ne sono. Quindi se non riuscite a scrivermi su Instagram perché forse ho messo troppe restrizioni, ma non credo, dovreste farcela in altri modi, ma forse di sicuro ci riuscite anche su Instagram, secondo me. Ma insomma, vabbè, ad ogni modo, una domanda che mi è stata posta varie volte nel corso dei mesi in cui forse ho smesso di rispondere a varie persone, adesso ve la dico, però oggi mi è proprio venuto in mente che l'ultima persona che mi ha contattato, vabbè, ovviamente mi sono mostrata disponibile come al solito e poi ho smesso di risponderle fino ad oggi, sono passati tipo 10 giorni e vabbè, abbiamo un po' messaggiato e tutto quanto, ma la domanda a cui non ho ancora risposto, che mi ha messa proprio in crisi, ho continuato a pensarci così a tempo perso, è fondamentalmente a proposito del dottorato, com'è che è da un punto di vista psicologico e personale e fondamentalmente cosa succede dopo il dottorato. Allora, inizio dalla cosa più semplice perché è quella più indeterminata, ovvero cosa succede dopo il dottorato. Questo ve lo dico subito, non lo so anch'io, cioè nel senso io faccio questi video un po' scoprendo anche con voi quello che succede nel mentre, perché io cosa succede dopo il dottorato? Non ne ho la benché minima idea, nel senso anch'io sono ancora in quella fase in cui mi sto chiedendo se c'è vita dopo il dottorato. Ho fatto i video precedenti, vabbè, li avrete visti anche voi, non lo so, giratevi il mio canale, tanto non ci sono così tanti video da perdersi, però ho proprio fatto un video in cui analizzo i dati di Alma Laurea, abbastanza recenti, non sono ancora troppo vecchi, poi magari ne farò uno più aggiornato se trovo dei nuovi dati, e sono abbastanza confortanti, sembra che ci sia vita dopo il dottorato. Però, allora io adesso, visto che mi sto approcciando al mondo reale, visto che mi sto approcciando alla fine del dottorato, sto iniziando a guardarmi in giro. Ho deciso, questa è una decisione del tutto personale, di non guardare al mondo accademico. Ho deciso che basta con l'università, più per ragioni personali. Infatti, grosso disclaimer. In questo video e in tanti altri parlo tantissimo della mia esperienza personale, ovviamente è il mio video, quindi è il mio canale. Purtroppo non so darvi troppe informazioni troppo generali e quindi
Spero di non influenzarvi troppo negativamente, cercate di guardarmi intorno di più, perché non sono tutte le esperienze come la mia esperienza. Lo so, forse sto dicendo una cosa al limite dell'ovvio, però non tutte le esperienze di dottorato sono negative, anche la mia non è totalmente negativa, ma forse me ne sto rendendo conto adesso che sono uscita un pochino dalla bratta, cioè ho passato proprio un periodo parecchio nero e mi sto rendendo conto forse un pochettino adesso che non è stato tutto così tanto negativo. Vi dico la verità, tornassi indietro adesso non so se sceglierei di nuovo il discorso di fare un dottorato. Ancora adesso mi chiedo perché. Io lo so che tantissimi arrivate sul mio canale ispiratissimi dal mio video sulle motivazioni per fare un dottorato e sono contenta che quel video vi sia di ispirazione. Io lo lascio ancora lì e sono felicissima di ricevere i vostri messaggi in cui mi ringraziate per quel video. Forse non sono più convinta di tutto, 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 tutto quello che dico su quel video, però c'è da dire la verità su un'altra cosa, io non ho avuto ancora il coraggio di riguardarlo interamente quel video, quindi diciamo che non so nemmeno esattamente più, vabbè, non lo so, forse dovrei riguardarlo per ricordarmi anche perché sono qua, ecco. Vabbè, non importa, queste sono tutte digressioni. Fatto sta che cosa c'è dopo, me lo sto chiedendo anch'io. Guardo le candidature che ci sono e nel mondo dell'industria, nella mia area, che è più, per chi non mi conosce, io sono laureata in scienze e ingegneria dei materiali e il mio dottorato è in chimica dei materiali e mi occupo di materiali per l'energia solare fondamentalmente, ma sono versatile, nel senso che chi studia materiali è generalmente molto versatile. Io mi occupo tanto durante il dottorato, soprattutto, ma è sempre stata una grande passione. Di vetri soprattutto, ma anche di altro, ma tanto di proprietà ottiche, proprio a proposito di quello più che di altro. Vabbè, le candidature anche che sono adatte moltissimo al mio profilo, che richiedono specificamente le tecniche di laboratorio che io conosco perfettamente. Quasi mai richiedono come titolo di studi il dottorato, forse ne ho trovata una o due di candidature che esplicitamente richiedono il dottorato. E questo, vi dico la verità, è stato molto ma molto frustrante. E mi sono iniziata a chiedere che cosa io ci faccia al mondo e perché abbia impiegato gli ultimi 4 anni della mia vita a fare un dottorato, a mettere a repentaglio la mia salute mentale e a dover avere a che fare tutti i giorni con delle persone poco simpatiche, per usare un eufemismo, non so più parlare, scusate. In questo periodo per poi fare fatica a entrare nel mondo del lavoro. Ecco, probabilmente è una mia paranoia. Nell'ultimo periodo di vacanza mi sono resa conto che parlando con le persone ho avuto la fortuna di beccare un botto di persone che erano sul pezzo riguardo a quello che sto facendo. Mi è capitato persino l'altro ieri passeggiando per Vicenza, ero in modalità parlo anche con i sassi, è una cosa che mi capita raramente, ma quando capita porta delle conversazioni molto belle. Ho attaccato bottone con due tizi al bar e uno dei quali fa il project manager per una grossa azienda che si occupa di polimeri qua in Veneto, credo, e alla fine ci siamo scambiati i contatti di LinkedIn e mi spiegava che in realtà il mio profilo è molto richiesto, ma per chi ha un dottorato, per chi ha un profilo molto alto, altamente specializzato, come persone che hanno il dottorato o persone con esperienza, anche magari che non hanno il dottorato, ma hanno esperienza di ricerca, hanno titoli molto ricercati, eccetera, c'è bisogno di mandare candidature spontanee. Per cui mi informerò molto di più al riguardo e poi eventualmente vi farò un video al riguardo, vi darò più informazioni perché realmente forse potrebbe essere la cosa che ci svolta la vita per farci capire finalmente che c'è vita dopo il dottorato anche per chi non vuole rimanere in università. Insomma, incrociamo le dita. Dopodiché, un'altra richiesta che ricevo e a cui ancora non ho avuto il tempo di dare l'attenzione che si merita. È il discorso del fare il dottorato dopo un'esperienza lavorativa in industria.
Ecco, su quello mi manca ancora da capire se riesco a fare una specie di conversazione e poi registrarla in video con delle persone che conosco che hanno fatto esattamente questa esperienza, perché io non sono tanto sul pezzo al riguardo, perché ho fatto proprio il percorso classico, laurea triennale, magistrale subito dopo e subito dopo, proprio senza soluzione di continuità, il dottorato. Per cui a proposito di anni sabbatici, sia che siano con esperienze lavorative, quindi non proprio anni sabbatici, o sia che siano con altre esperienze nel mezzo e poi il dottorato, devo un attimo chiedere a più persone se riusciamo a organizzare qualcosa di fatto bene, perché altrimenti io rischio proprio di andare fuori tema, non darvi le informazioni corrette e boh, rischiare di fare una cosa totalmente inutile. È per questo che poi ho lasciato completamente scivolare fuori dai miei interessi momentanei questo argomento, che però mi avete richiesto boh, in tanti anche veramente quest'estate, addirittura poco prima che partissi per Lisbona, quindi per Lisbona, scusatemi, per l'Italia. Quindi ci sono sul pezzo, datemi il tempo di capire un attimo dove sono girata e organizzo anche quello. Poi va bene, arriviamo al punto fondamentale. La salute mentale durante il dottorato. Come ho già risposto a questa persona che mi ha contattato, la parte fondamentale, che forse l'avrete già capita dai miei video precedenti, dipende tantissimo da con chi lavorate. Allora, il dottorato, prima di tutto, ha un percorso lungo, lunghissimo, dura come minimo 3 anni, ma c'è gente che ce ne mette anche 5, 6, 7 e ne conosco, dipende un po' dall'area, dall'università, in che luogo siete, cioè non è detto che inizia e finisce nei 3 anni. Per esempio, il mio programma di dottorato già dura 4 anni, io volevo mettercene 3 e mezzo, ce ne sto mettendo 4, per cui insomma. Dipende, non è come la laurea triennale che se tutto va bene ne dura 3 e vabbè anche lì ci sono gli imprevisti e tipo una laurea triennale in ingegneria ne dura anche 5 di anni, è tutto nella norma, solo che il dottorato non è scandito dagli obiettivi degli esami, non è scandito dalla tesi triennale magistrale, ha un percorso molto sul lungo termine. Per cui è molto facile perdere la bussola, quindi il supporto del professore che ci segue è fondamentale, così come è fondamentale il confronto con i propri pari, quindi i colleghi, se ne abbiamo, se abbiamo la fortuna di averne, perché io per esempio ero molto carente in questo punto e quando ho cercato di parlarne con il mio professore prima di ripartire per l'Italia, lui ha completamente frainteso questa cosa, si è arrabbiato dicendo ah, perché io non gli ho mai dato occasione di discutere i dati. E io gli ho detto: no, è un discorso diverso, è più un discorso di confronto tra pari, no? E lui assolutamente non ha capito niente e mi ha detto: ah, ma è un problema tuo se non hai imparato a socializzare. E anche lì non sto parlando della mia vita personale, sto proprio parlando della vita all'interno, che ne so, nel mio caso all'interno del laboratorio, cioè se ci sono solo io e me stessa con cui confrontarmi. È diverso se non riesco a fare una cosa, non mi esce alla prima e ci metto una mattinata intera solo per mettere a posto il setup sperimentale di un esperimento che poi magari mi prende 10 minuti di tempo. È più sconfortante se sono da sola a farlo piuttosto che se ho il supporto di un collega che mi dice: guarda che se giri le viti così fai prima, cioè per dire una stupidaggine del genere. E quindi tutta l'infrastruttura di colleghi e di chi ha il compito di supervisionarci ha un ruolo fondamentale nella nostra salute mentale e anche nella voglia che abbiamo tutti i giorni di andare in università e dedicarci a quello che facciamo. Adesso, vabbè, col discorso della pandemia, io non so quanto torneremo alla vita normale di andare tutti i giorni all'università, in laboratorio, eccetera. E lo spero perché spero che si lasci andare questa concezione che se non si è pronti e scattanti alle 8 del mattino in ufficio e in laboratorio, allora non si sta lavorando.
che è una cosa che a inizio dottorato mi ha rovinato parecchio la salute mentale, perché l'ansia di dover essere tutti i giorni alle 9 del mattino in università, perché sennò il professore pensava che fossi una persona pigra, mi ha messo tantissima ansia. Sembrerà una cosa stupida, ma per me la possibilità di essere flessibile con gli orari, magari arrivare a metà mattinata o arrivare dopo pranzo, perché magari gli esperimenti che devo fare, laboratorio, non posso iniziarli prima dell'una del pomeriggio, perché magari il laboratorio è tutto prenotato prima di quell'ora, e le cose che devo fare al mattino posso benissimo farle da casa, perché magari devo soltanto studiare, scrivere un articolo, fare revisione della letteratura, e non ho bisogno di andare per forza in università per fare quelle cose. Cioè, se le faccio dalla scrivania di casa mia, le faccio lo stesso, non è che non sto lavorando se lavoro da casa, no? E quindi vorrei che si lasciasse un po' andare questa concezione, ma insomma, vedremo, vedremo com'è anche qua a Padova, non lo so. Fatto sta che a volte il fatto di non sentirci capiti da chi dovrebbe supportarci, e in più non avere colleghi con cui confrontarci o non riuscire a creare un legame, anche solo che sia professionale, con questi colleghi, potrebbe demoralizzarci, appunto, anche soltanto per questo discorso di flessibilità. Insomma, se il mio professore non riesce a capire che anche se arrivo all'una del pomeriggio, comunque la mattina, anche se sono a casa, sto lavorando, è un problema. Ma vabbè, questi sono esempi per me importanti, magari per chi adesso mi sta guardando, sono esempi stupidi. Quindi, secondo me, una grande fetta del preservare la propria salute mentale dipende da con chi si lavora. Per cui io quello che vi consiglio, prima di valutare se fare un dottorato o no, o che tipo di dottorato dove, è valutare con chi. Una cosa che io purtroppo ho sottovalutato alla grande quando ho scelto il mio dottorato, perché avrei avuto la possibilità, con un progetto diverso, di farlo con la stessa persona che mi ha seguito durante la mia tesi magistrale e durante la parte che ho fatto in Erasmus, e ho scelto un altro progetto con un altro professore, e penso che sia stato un errore. Lo penso col senno di poi, naturalmente, e quindi vabbè, può avere il valore che si vuole. Però, comunque, se avete già un'idea di un professore che sapete che potrebbe farvi sentire più o meno supportati, con cui magari avete già lavorato e vi siete trovati bene, o che magari vi ha già messo in testa il seme, la possibilità di fare il dottorato con lui, considerate l'idea, perché se vi siete trovati bene c'è altissima probabilità che continuerete a trovarvi bene. Ecco, questo è il mio consiglio al riguardo, e questo è il modo migliore per preservare la vostra sanità mentale. Per il resto sono dettagli che dipendono, secondo me, tantissimo dal carattere, cose che io posso ritenere importantissime, per voi possono essere delle cose minime, quindi non so quanto valga la pena parlare di questi dettagli. Infatti, se avete domande specifiche, apprezzerei molto di più se mi lasciaste dei commenti e ne parliamo, ecco, perché questa è proprio la risposta migliore che mi viene in mente. Per il resto, come vi avrò già detto, il dottorato è una maratona, non è una serie di sprint, come vi stavo dicendo prima, non è scandita da obiettivi, e non è come durante la laurea, che abbiamo delle sessioni di esame in cui ci impegniamo tantissimo e poi il resto del tempo sono le lezioni da seguire, in cui sì, è vero, ci sono persone che riescono anche a organizzarsi e studiare costantemente durante le sessioni di esame, oppure a volte in alcuni corsi bisogna anche proprio studiare costantemente, perché ci sono progetti, presentazioni, altre robe da fare durante proprio il periodo delle lezioni. O ci sono i cosiddetti compitini, o insomma esami parziali che si fanno prima del periodo di esami, proprio per spezzare l'impegno e per invitare a uno studio più costante. Però generalmente
La laurea funziona che ci sono sprint di impegno più intensi e periodi un pochettino più calmi. Ecco, col dottorato questo non esiste, quindi è come correre una maratona, impegno sempre costante, con picchi più alti e picchi più bassi, va bene, però deve essere generalmente costante e prolungato, esattamente come correre una maratona. E questo paragone è bellissimo e io l'ho trovato in una TED Talk che purtroppo ho scoperto al dottorato inoltrato. Io ora vi lascio anche il link in descrizione, ma me la stavo tra l'altro riguardando adesso prima di girare il video. E si intitola Things About a PhD Nobody Told You About di Laura Valdez Martinez, che è una TED Talks che si trova facilmente su YouTube. Tra l'altro, se scrivete TED Talks sul PhD, ve ne escono altre interessantissime. E questa in particolare, secondo me, è molto illuminante perché vista è utile sia se state già facendo un dottorato, sia se state considerando se farlo o no. Perché vi dà un'idea di cosa aspettarvi e realmente vi dà dei piccoli spunti di cose che prima di averne esperienza non potete sapere. Proprio vi dà delle tips su cose importanti e non so perché non ve l'ho consigliato prima, perché per me è stato proprio illuminante. Io direi che concludo così. Quindi un ultimissimo consiglio è, se decidete di fare il dottorato, armatevi di pazienza, di resistenza agli sforzi lunghi e costanti e di psicologo. Non abbiate paura a iniziare una psicoterapia non appena ne sentite il bisogno, perché è un attimo ritrovarvi che non riuscite più ad alzarvi dal letto al mattino, non avete più voglia di fare niente nella vita, non avete più voglia di uscire di casa e non vi entusiasma più assolutamente nulla. Ecco, appena iniziate a vedere questi segnali, chiedete aiuto. Molto spesso le università hanno dei supporti psicologici a magari prezzi agevolati. Ci sono moltissimi modi, se non potete permettervelo, di ricevere assistenza psicologica o gratis, ma ne dubito, o a prezzi agevolati. Coglietene l'occasione, non avete paura appena riconoscete che non state più tanto bene, non abbiate paura a rivolgervi al supporto giusto per voi, perché è un attimo perdervi, soprattutto quando l'obiettivo è troppo a lungo termine. E nulla, direi che questo è tutto. Vi ho aggiornati un po' sulla mia vita e questo vi dà l'idea di quanto non sia per niente lineare il percorso di dottorato. Vi invito a scrivermi o a lasciarmi un commento qua sotto per ampliare la discussione, in modo che se abbiate domande più specifiche riguardo al tema salute mentale durante il dottorato possiamo parlarne meglio. Sono anche disponibile a raccontare un po' di più della mia esperienza, ma non troppo. E nulla, direi che questo è tutto e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!